corso cosiddetto heavy metal, titolo ironico per parlare di tematiche come restrizioni sui metalli pesanti e su corpi normativi relativamente nuovi che si interfacciano con corpi normativi preesistenti e che vanno a toccare gli aspetti concreti ed economici per quanto riguarda le nostre imprese. Parliamo di temi che possono da un lato generare delle sanzioni per le imprese che non fossero ottemperanti a tali obblighi, ma che possono anche provocare sospensione di contratti o pagamento di penali nel caso di una mancata osservanza a tali corpi normativi. Corpi normativi che verranno poi illustrati dal collega ingegner Romano, responsabile della compliance normativa sui chemicals del gruppo Bitron. Sono corpi normativi che vanno dai Confindustrial, una relativa novità per quanto riguarda chi interfaccia con il mercato americano. Prossimamente sarà una novità normativa per quanto riguarda l'Europa, con un regolamento ad hoc, la ROS, il fine vita per quanto riguarda i veicoli fuori uso e non solo. Sono normative che impongono, hanno una caratteristica di fondo, un filo conduttore, oltre ai metalli pesanti che ci ha dato lo spunto per il titolo del corso, il monitoraggio del flusso di materia. Le aziende devono sempre più tenere sotto controllo, incrociando diversi uffici, diversi servizi dell'azienda stessa, il flusso di materia all'entrata dell'azienda stessa e in uscita. Perché in uscita? Perché si tratta di rispondere a richieste di clienti, a modulistiche, ad autodichiarazioni, ma anche ad analisi chimiche in certi casi. Quindi si tratta di avere anche della documentazione a supporto e a sostegno delle affermazioni che facciamo. Vi saranno toccati dei temi sempre più di attualità nelle imprese, come la dovuta diligenza, il concetto di articolo visto da Rice, da Ross e utilizzato all'interno dell'azienda stessa, il concetto anche di materiale omogeneo. Tutto questo con un taglio pratico e essenzialmente rivolto al problem solving dell'azienda quando si trova di fronte ad una richiesta, ad esempio, o ad un audit di un cliente. Esatto. Ah, come già anticipato il dottor Sabetta, al corso verrà dato un taglio nettamente pratico. Cercheremo di inquadrare un po' le attività che un'azienda meccanica, metalmeccanica è costretta ad affrontare per essere conforme a questi nuovi requisiti legislativi come la ROS, come la LB e altre normative collegate a queste normative sui chemicals. La Confindustrial, che in realtà è una normativa che non impatta direttamente sulle aziende europee perché non sono coinvolte nella legislazione americana, ma come vedremo le aziende europee hanno dei contratti di fornitura con aziende americane, le quali nel contratto vero e proprio di agreement tra le due società impongono alle società europee, quindi alla supply chain, di essere conforme a questi requisiti legislativi americani. Vogliamo parlare di taglio pratico, quindi analizzeremo nel corso quello che è la business continuity, cioè la soddisfazione delle richieste del cliente, come dovrà essere fatta questa soddisfazione, quei mezzi un'azienda si può adoperare per poter essere conforme, quindi soddisfare queste richieste che non sono solo legislative ma appunto sono dovute anche per conformità ai contratti contrattuali con questi clienti. E poi non dimentichiamoci mai la competitività sul mercato. Un'azienda che oggi è conforme a tutti i requisiti legislativi ha un grande impatto sulla sua competitività sul mercato, perché dimostra di essere conforme non soltanto ai requisiti magari di un cliente, ma a livello internazionale ha più requisiti, come vedremo poi nel corso, e quindi aumenta nettamente la competitività sul mercato. Abbiamo introdotto il concetto di due diligence, in realtà ne parleremo della parte process di due diligence, cioè proprio quelle attività principali che un'azienda deve affrontare per poter essere conforme a queste legislazioni. Parleremo appunto di moduli, che tipi di moduli andremo a trattare, parte cliente, parte fornitore, la valutazione di queste informative che arriveranno da parte dei fornitori, analizzeremo magari anche forse qualche contratto di un cliente, giusto per vedere le clausole che i clienti introducono e soprattutto ci metteremo a video per osservare manualmente, concretamente, quello che si tratta di affrontare come risposte e come, sì, come tematiche verso i clienti. Esatto. Poi verificheremo anche i dati
chiaramente sarà un'introduzione su come verranno verificati i dati, e quindi poi magari tratteremo anche delle legislazioni a livello internazionale come la China ROSS, dei brevi accenni, anche perché abbiamo parlato di internazionalità, quindi per essere conformi e competitivi sul mercato verremo un po' di abbracciare proprio in maniera così soft tutte queste legislazioni che impattano comunque nelle nostre aziende. Come vedete i temi non mancano, vi aspettiamo il 15 marzo in Skill Lab. Arrivederci. Salute.